stato un weekend, quello appena trascorso, ricco di grandi soddisfazioni a livello di risultati, ma mentre per la Sir perdere a Milano era una cosa che non entrava molto poi nelle difficoltà della classifica, la Bartolcini con lo stop di Caserta ora deve darsi da fare per cercare di arrivare a un sogno che è prossimo, però ovviamente ancora ci sono tre gare da giocare, bisogna farlo davvero molto bene. Parleremo di questo Perugia che sta per ritrovare le luci, anche se si giocherà di pomeriggio proprio le luci della ribalta su un torneo davvero molto importante, quello di Alessandro Nesta, quindi sabato il Livorno di Roberto Breda che dal suo arrivo ha ripreso una marcia davvero molto significativa e fra Lino Diamanti e tutti i suoi compagni renderanno carissima la pelle qua alla Renato Curi. Però il Perugia è in forma e lo staremo a vedere poi dalla prestazione. Noi ci rivedremo con l'altro appuntamento, la Bimpiazzetta, tra gli altri ospiti ex Grifoni Carlo Valentini, l'uomo della promozione di oltre 30 anni fa, e naturalmente Franco Vannini è ancora una storia più datata, però ovviamente un grande Grifone, un grande ex della nostra peruginità. Stando sull'attualità, parlando del 28 marzo 2019, quindi andiamo subito a conoscere gli ospiti di questo appuntamento. E questa sera parliamo degli assenti, subito gli facciamo un grande saluto a Diletta Vigini, la nostra bellezza di questa stagione, e la febbre all'ultimo istante non gli ha permesso di essere con noi, quindi Diletta un bacio, guarisci, perché ovviamente è il pubblico della piazzetta ha bisogno anche di te. Quindi il nostro Gettulio ovviamente lo ritroviamo come sempre dinamico, questo ce lo auguriamo. Certo che col cambio si è marmisso. Lo so Gettulio, però ovviamente non sempre voi potete essere abituato alla bellezza di Diletta. Noi questa sera abbiamo una bellezza artistica, sì, perché Gino Goti, una storia davvero grande importante, artista. Una storia da oltre 50 anni in Rai, e mi sembra che non è una storia che è un dettaglio. No, no, non è un dettaglio. Però non ho capito l'allusione. Casomai la trasmissione conquisterà il mondo femminile, insomma, con me presente. Per esempio, ne parleremo poi fra un po'. Sì. Quando c'era la Maurizia Cacciatori, quella bellezza della pallavolo. Era meglio lui. No, però lui da ottimo regista fece un qualcosa davvero di speciale. Rivedremo attraverso qualche spaccato, qualche ricordo di giornali. E quindi Gino Goti, buonasera, è un piacere averla, perché naturalmente faremo un bel viaggio su tante idee, perché naturalmente quando... grazie di lei, ma mi dia del voi, no? Allora diamoci del pubblico, dai, che almeno facciamo bene. Allora ritroviamo invece Guarita, bellissima come sempre, informissima, mi auguro, perché questa sera abbiamo del materiale. Paola Filomeno, che lei con la matita non solo fa ritratti, ma io amo ricordare / foto, quindi, perché tu sei davvero fantastica, hai conquistato davvero un pubblico, non c'era bisogno di questa stagione, tu eri molto brava, perché poi lo ricordiamo amici telespettatori, Paola Filomeno nella vita è anche un ingegnere, quindi una dottoressa davvero di grande livello. Grazie, ben ritrovata. Naturalmente questa sera un saluto a Luca Pisinicca, giornalista Rai da 15 anni, perugino doc, proprio davvero di origine controllata. Faremo un viaggio e cercheremo di capire dalla sua competenza e dal suo linguaggio molto dinamico quello che è il mondo sportivo, e chissà che potrebbe essere la stagione giusta per questo Perugia che nonostante il grande restyling, Luca sta facendo qualcosa di speciale. È l'augurio di tutti, e non è semplice, però stanno facendo un discreto lavoro e quindi il finale è ancora tutto da scrivere. Bene, da scrivere, chissà che siano davvero delle scritture molto, molto speciali. Allora, ho il piacere di presentare da parte dello staff medico della Sir Safety Conrad, quindi due valenti protagonisti, due medici specializzanti in ortopedia e naturalmente traumatologia presso l'Università degli Studi di Perugia, naturalmente con il reparto diretto dal professor Auro Caraffa, chiedo scusa al professor Caraffa, quindi ovviamente tanti nomi, e naturalmente questa sera Marco Pellegrino e Rosario Petruccelli.
per uccelli, naturalmente, cercheremo di capire questo mondo proprio visto dalla sala medica, ma soprattutto crediamo un'esperienza bellissima sia Rosario che Marco, perché è un progetto davvero molto bello, quindi ovviamente Marco è qui in questa città da oltre 11 anni, da Lecce, quindi dal bel Salento, dalla storia dove nasce un grande libero, quindi Max Colaci ce l'abbiamo solo noi, e naturalmente Rosario, che da Santa Maria Capo Vetere, parliamo della provincia di Caserta, sceglie Perugia per lo studio, poi ovviamente la speciale collaborazione per questo progetto. Quindi immagino che Caraffa sia affidato a delle belle storie quando si ha una responsabilità di un progetto sportivo che bisogna tenere in ordine, soprattutto dal punto di vista fisico. Allora, andiamo subito al cuore del tema, anche se poi il Perugia in ordine cronologico giocherà sabato alle 15 appunto con il Livorno. Domenica, gara 1, playoff, vero Monza, praticamente un po' delusa dal viaggio a Belgorod, perché l'ex Slobodan Kovac praticamente gli ha fatto fare una figuraccia. Soli, che pur con Ravenna aveva vinto lo scorso anno la Challenge Cup. Allora, cerchiamo di capire, i ragazzi tutti a posto, al di là del viaggetto a Milano, un pochino abbiamo forse, non lo so, messo non il 100%, magari il 98%, forse Milano più motivata ha voluto così regalarci un viaggio di ritorno meno brillante. Parliamo con Rosario? No, bene, i ragazzi bene, a parte insomma ordinaria amministrazione da parte dei ragazzi. Certo, adesso gli impegni sono tanti, gli allenamenti sono tanti, c'è un bel carico di lavoro, per cui è importante per noi stare sempre dietro ai ragazzi e poter offrire il massimo. 30 anni per ognuno, naturalmente. Il giovedì scorso avevo Lorenzo Barbieri, questo ragazzo, questo preparatore atletico davvero giovanissimo, quindi che è fidatissimo per Lorenzo Bernardi e ovviamente per la società. Quindi il segreto di un viaggio davvero così brillante nei risultati è anche dettato da figure che fanno parte dello staff sanitario, anche giovani? Tutto lo staff, Marco? Giovane, anche il nostro fisioterapista, tanto giovane, ripeto, uno staff giovane che ha voglia, che ha tanta voglia, abbiamo lavorato tutta la stagione per questi momenti, quindi c'è un po' di stanchezza, per carità, ma l'adrenalina adesso è tanta, metteranno in campo tutto quello che hanno, anche più, perché il momento decisivo è adesso, ripeto, abbiamo lavorato tutto l'anno proprio per arrivare a questo punto. Semifinale di Champions League con Kazan e quarti di finale con Monza. Sicuramente sono 10 giorni davvero belli da vivere, perché fare molto bene domenica, e siamo liberamente obbligati a farlo. Luca, ne parlo con Luca, perché naturalmente Luca, grande giornalista Rai perugino, noi siamo fieri comunque che nella nostra regione a volte ci sono delle figure belle che sanno così in qualche maniera farsi coinvolgere da strutture, perché la Rai è sempre la Rai. In qualsiasi direzione noi la vogliamo affrontare, e quindi Luca, è una SIR che continua a stupirci. Ha iniziato lo scorso anno con un triplet che a livello sportivo forse è l'ultima storia, è stata nel calcio con Mourinho, una storia di quasi 10 anni fa, no? Ma io direi che è l'orgoglio di una regione intera, non parliamo di una città, ma davvero di una realtà che ha coinvolto un'intera regione, perché ha fatto qualcosa di straordinario, insomma, ottenere un triplete nella pallavolo, così come in qualsiasi altro sport, è qualcosa di davvero straordinario e di difficilmente ripetibile, peraltro. Chiaro che noi il nostro, ma noi ci auguriamo che sia l'inizio di un lungo viaggio. Il nostro augurio è chiaro che è quello di poter centrare ancora successi di questa portata, però insomma non è semplice. La squadra sta continuando ad entusiasmare, insomma anche questa stagione sta facendo grandissime cose, è un gruppo straordinario che è entrato nella storia dello sport umbro, ma nella storia dello sport italiano, insomma, che vogliamo dire, è davvero qualcosa di eccezionale. Però adesso arriva il bello, perché insomma abbiamo detto quarti di finale di playoff e semifinale di Champions League, due obiettivi difficili da centrare, ma due obiettivi che questa squadra può comunque portare a casa, perché ha dimostrato davvero di essere la più forte. E quindi noi ci auguriamo che in questo caso vinca la più forte, non sempre è così nello sport.
però noi ce lo auguriamo intanto perché ovviamente siamo tutti tifosi di questa Sierra e poi perché davvero hanno fatto un lavoro straordinario e quindi questo è il momento clou della stagione e incrociamo le dita e siamo convinti che soprattutto in campionato, ma credo che ci sia la volontà dopo quello che è successo l'anno scorso in Champions, dove purtroppo ci siamo fermati in semifinale, no? con Kazan di vendicarsi. Quel fenomeno di Santiago de Cuba quest'anno gioca con noi, mi sembra un dettaglio. Ci siamo portati esatto. Allora, questa sera abbiamo una tecnologia nuova, c'è un crane che parliamo di un... Che roba è? Gettulio. No, vedi un po', è una struttura che ci permette di avere una telecamera molto mobile, tant'è che a volte io vado a impallare, quindi Paolo dalla regia mi perdonerà, però d'altronde il nostro è un programma dinamico, ci dobbiamo muovere e può capitare anche questo. Allora, noi dobbiamo ringraziare una grandissima azienda, la Rossini Arredamenti, ma introduciamo il tutto da un'idea di Gettulio con i vostri ricordi da un baule sempre affollato. No, questo è successo al bar, no? Certo, perché Menchino una mattina scappa fuori, va al bar che era vestito come un fagiano. Ma un fagiano colorato, era tutto distinto, capito? Ma che state dicendo? E c'era una cravatta che si vedeva di brutto sotto la camicia, proprio per venire. E allora come il Federichino gli fa, Menchi, da retta, quanto è brutta sta cravatta. E lui fa, ma che stai? È di Armani. Ah, Jim, bene, ne manca la tua, hai fatto l'altro. Gettulio, ma che state dicendo? Ma io credo. Allora, prima di arrivare dall'ottimo Gino Gotti, arrivo subito. Quindi il mio viaggio in questa regione da qualche anno sta facendo davvero un grande lavoro perché tante aziende si sono innamorate di quelle che in qualche maniera proviamo a fare il giovedì con la Bin Piazzetta. Quindi viaggiando questa settimana mi sono fermato a Torgiano e ho sottoposto una buona idea probabilmente alla famiglia Rossini Arredamenti, quindi vediamo subito il banner, quindi una realtà del nostro territorio, una storia della nostra regione e al nostro servizio la passione su misura dal 1970, quindi Rossini Arredamenti la si trova a Torgiano in un moderno showroom e una falegnameria storica per realizzare la casa dei nostri sogni, quindi un grande grazie ai titolari Silvia, Mauro, Adriano, il papà, colui che ha inventato questa storia proprio dal 1970, e quindi un grazie per aver selezionato la mia proposta, quindi un lungo viaggio, un buon viaggio con la programmazione di Umbria TV. Bianca, come l'hai chiamato con l'attrezzo? No, prima, si chiama crane, Gettulio, è una struttura, ma una volta che c'ha un cavalletto, c'è una telecamera in alto che è mobile grazie a Gianluca Ficola con i collaboratori Paolo Antolini e Mao Moreno Rellini alle camere, abbiamo immagini diverse. Una volta mi risultava il crane era una raica per magna. Ma Gettulio, che ma che raica, Gettulio? Ma semmai potrebbe essere stata una radice, non una raica. Che è la raica, Gettulio? La raica che è? E la piazzetta, Siena, Perugia, mi asemo a coso, a Canicattì o a allora, New York. Grande Gino, ecco. Da dove iniziamo? Quindi era quel lontano 1966. Ma perché sei lontano? Partiamo dal principio. Il viaggio inizia dal principio. Allora. Era quel lontano 1966 quando tu vincesti un concorso, no? Per entrare in Rai, per annunciare. Poi ovviamente da questa idea sono nate tante cose, quindi dicci un po' di cose perché hai conosciuto talmente tanti personaggi in questo oltre mezzo secolo di passione e di professione che naturalmente noi qualche curiosità la vogliamo conoscere. Quindi... Allora, è nata in fabbrica Perugina, della Perugina, questo perché io facevo il manovale di quarta categoria alla Perugina, insomma, no? Davvero? Va bene! Ho cominciato raccogliendo la cioccolata che cadeva dalle bassine eccetera. E un giorno arriva la telefonata del caporedattore della RAI di Perugia, dice: lei il signor Gotti? Sì. Ci ha mai pensato a fare l'annunciatore alla RAI? Dico: no, io veramente voglio fare l'attore. Dico: perché? Ah no, perché abbiamo sentito la Fonte Maggiore, lei è più bravo come dizione, allora vorremmo sentirla, no, perché ci serve un annunciatore, una voce maschile. Dico, verrò. Così, insomma, no? Perché io, l'idea mia
non era di continuare a lavorare in Perugina, insomma, no. Per quanto era un ambiente dolce e profumato. Perfetto, 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 perché ecco, quando uno usciva da lì, sabato e la domenica non si lavorava. Sì. L'odore era, rimaneva qui perché lavoravamo cioccolato dentro le bassine, facevamo i tenerelli, anche i confetti che ci trebolà tremendamente. I confetti era difficile farli, almeno per me, insomma, no? Però qualcuno mi dava una mano, c'era sempre qualche amico più bravo, no? Che mi vedeva in difficoltà, allora aspetta, ci penso io, una smanettata così e rimetteva a posto le cose, perché far rivestire la mandorla uniformemente era difficile, perché la mandorla c'ha la punta, no? La punta in italiano si dice. Sì. Anche la cima. La cima. Era difficile far aderire lì la pasta. Il cioccolato intorno, chiaro. E allora qualcuno, bastava una cosa, un'aria più fredda, una cosa più calda. E quindi è stato convinto praticamente da questo direttore che era un'idea minimo bisognava valutarla. Ah sì, sono andato su e ho fatto un provino, ancora ho quel nastro di quel provino. E niente, poi dopo la RAI ha bandito un concorso per l'annunciatore qui a Perugia e ovviamente eravamo 80, siamo rimasti in 5, di cui 4 eravamo tutti venuti dalla Fonte Maggiore. Poi, passato del tempo, una si è sposata, un altro è nato in Svizzera, erano rimasti in 3 per andare a Firenze a fare il corso all'Accademia della Crusca, insomma, no? Noi avevamo Giacomo Devoto, Pieraccioni, Papini. Grandi nomi. Sì, grandi nomi della Crusca, della letteratura, della lingua. Anche la Rita Dottorini? No, la Rita aveva vinto anche lei il posto per venire a fare questo corso. Però gli è stato interessante, stava per gravare, e allora non c'è potuta venire, ma è rimasta. Senti Gino, ma quanto è stato decisivo comunque anche l'esperienza con il teatro, che è una grande palestra di vita, no? Perché sì, la voglia di mettersi in gioco su un palcoscenico che sia più o meno alto, comunque tu hai una responsabilità, perché in genere c'è sempre un pubblico che ti ascolta e ti valuta. Allora, mia sorella, che non è più, aveva la faccia tosta, insomma, no? Lei era piccolina, saliva su una sedia e recitava le poesie. Io dico, ma questa come fa? Come farà? Come fa? Addirittura sulla sedia. Come fa? Va bene. Poi sì, io il posto, la chiamata la devo sia alla Fonte Maggiore, ma soprattutto ai miei. Mio padre era nei Carabinieri e allora i Carabinieri ogni 5 anni devono spostarsi di stazione. E i figli dei colleghi dopo un mese parlavano i dialetti. Mio padre mi avrebbe picchiato se mi azzardavo a dire una parola in dialetto, insomma, no? Ma ha sempre fatto conservare questa lingua italiana. Lezione italiana 100%. Erano senesi e quindi, no, mio padre... Lo ricordiamo, quindi a provincia, da Sinalunga, provincia di Siena, quindi Siena. Poi si arriva qua in Umbria. Sì, sì, e quindi ecco, ho avuto questa fortuna. Poi quando sono andato lì a Firenze a fare questo corso all'Accademia della Crusca, a me veniva da ridere quando Devoto diceva, nel gergo dotto si dice così, popolare si dice così. Dico, mia madre che aveva fatto la terza elementare era una dotta, perché tutte le parole, tutte le S, le E, le O, erano tutte azzeccate. No? Quindi, ecco, ero contento, era una soddisfazione anche questa, grande, insomma. No? E poi, ecco, dopo fatto il corso, eravamo 20, poi ecco, dopo il primo mese... Quindi la grande industria dolce, praticamente, hai capito che andava bene, no, tutto, però fondamentalmente il tuo mondo era no, questo. No, lì ho avuto un problema tecnico, perché purtroppo, ecco, un capo ufficio una volta... Perché dopo l'esperienza in fabbrica... mi ero iscritto all'università nel frattempo, perché ho superato la maturità, e chiedevo al capo reparto se potevo fare la notte per frequentare i corsi al giorno. Mi prende per il culo. Dico, no, questo è il tesserino dell'iscrizione. Vabbè. Mi fece parlare con un ingegnere una sera alle 10 quando entravo. E dopo una settimana ebbi una chiamata che alle 8 dovevo presentarmi a Fontivegge per fare una prova psicotecnica. Si chiamava così. E feci questa prova
risultò buona, perché io facevo il teatro, dirigevo un giornalino a Ponte San Giovanni che si chiamava Il Castellaccio, leggevo, scrivevo, insomma, no, ero... Non ti annoiavi? Abbastanza sveglio. No, le 24 ore non mi bastavano. Venivano utilizzate nemmeno, molto bene. Bravo. Nemmeno allora. E dopo è cominciato così. Dopo io sono arrivato secondo di tutti quelli che eravamo rimasti in gara, in corsa. Però dopo iniziò il percorso di regista radiofonico. Ovviamente cerchiamo di capire poi quanti personaggi, a partire per esempio da Maurizio Costanzo Show, il Maurizio Nazionale, che per esempio inizia la sua storia qua in città. Ma ne parliamo dopo. Allora, sì. Gettulio, ancora? La Pasquina stava a questionare col suo marito Crispino per via che il fiolo era un disco e che non deve rettata a nessuno. Sta fiolo da chi avrà preso tutti sti difetti, diceva. E intanto puntava al dito a Gilde, no? E lui fa, Pasquita ragione, gli ha preso tutte da me, i tue ancora ce le tutte. Ecco, perfetto così. Allora, con questa ultima di il nostro Gettulio, quindi l'uomo immagine di questa storia, soprattutto quando lui fa il tifoso, perché sabato, Gettulio, abbiamo il signor Maggioni da Lecco, quindi che con lui già abbiamo vinto a Carpi, anche sì, se abbiamo fatto forse un furtarello, però Gettulio, io intanto fo degli assist, io starò zitto, però questo si è verificato. Allora, con queste immagini molto dinamiche di questa serata andiamo in regia e restate ovviamente insieme a noi. Diretta, amici telespettatori, quella targata 28 marzo ovviamente 2019. Gettulio, ancora? L'altra volta, ma la volta qui è bella. Sentiamola. Allora, Gregorio, un giorno chiamano i carabinieri in caserma per interrogarli su una certa questione. Certo. No? Allora gli fa il maresciallo, allora voi conoscete Tattini e la sua moglie, gli fa il maresciallo, e lui, sì, le conosco, siamo amici. E come mai, dice il maresciallo, lei era presente quando Attilio ha preso a botte la moglie? Certo, sì, a voglia, l'ho visto. E come mai non è intervenuto? Che da fa? Ho visto chi la faceva da lui. Ma Gettulio, ma che state dicendo? Bene, amici telespettatori, Gettulio, e questo e tanto altro. Allora, prepariamone altre, perché il nostro viaggio ancora questa serata è molto lungo. Allora, intanto abbiamo il primo, ci auguriamo, capolavoro apprezzato da Rosario Petruccelli, naturalmente dalla provincia di Caserta, quindi comune di Santa Maria Capo Vetere, che sceglie Perugia perché Perugia ha qualcosa di magico, non solo perché ci sono le università per diventare degli ottimi specializzandi in ortopedia o traumatologia, ma perché comunque a volte quando ci sono delle qualità, Rosario, le società ti notano, e quindi questa è una bella storia. Naturalmente ora bisogna zoomare su un altro campionato. Andiamo per ordine, Kazan sarà qua da noi senza Leon, perché ce l'avremo noi. Esatto. E Leon credo che è stato molto chiaro, quando la gente arriva a Perugia, che sia in questo caso Kazan o gli amici di Monza, perché sono i primi di turno, certo, loro sanno che ovviamente al Palabarton si deve lasciare le penne, insomma, in parole povere ha così detto. Quindi il gruppo ritroverà quella determinazione che ci ha contraddistinto in questo girone di ritorno, perché se facciamo l'eccezione di Trento, Milano non conta, perché se contava sarebbe andato diversamente. E 17 gare consecutive non si vincono a caso se non si hanno di valori, ma è proprio vero che questi play-off sono un altro campionato, Rosario? Beh, assolutamente sì, le squadre troveranno nuove ulteriori motivazioni, le partite saranno scontri diretti, quindi tutti metteranno in gioco tutto quello che hanno a disposizione, per cui tocca dare il massimo impegno, far trovare pronti i ragazzi. Noi faremo il nostro per farli trovare a disposizione del mister nel migliore delle condizioni possibili.
e quindi ce la giocheremo ovviamente. Dovranno passare per Perugia, vedremo come andrà. Però non abbiamo detto se fisicamente Marco è tutto ok, cioè, quindi nessuno no, c'ha, perché noi da quando abbiamo visto Leon con quel mignolino, poi ovviamente con 94 Ace siamo molto tranquilli. Avete visto come va però col mignolino? Però quindi sta diventando quasi un amuleto, ma è guarito questo mignolo? Sì, sì, è semplicemente una contusione alla capsula, quelle fanno male, quindi a scopo preventivo abbiamo una fasciatura di protezione. Il per resto evitare. Tutto a posto. Resto tutto basta bene. Sono gioca. Tutti in condizioni ottime. Ripeto, fisicamente per fortuna va tutto bene. Senti, il segreto, Marco, di questo progetto ancora targato Lorenzo Bernardi, perché non è un caso che il Mister Secolo è arrivato, facevo i conti, 840 giorni, saranno arrivati 860 forse, quindi un triplete, una Coppa Italia, quando pensavamo che l'abbiamo ripresa forse stata, con sì, tutte le forze, perché sembrava che questa Coppa ci sembrava scivolava. Esatto. E quindi a Lorenzo Bernardi gli piacciono le cose complesse, quelle complicate, no, dove no, però ci sono in palio i trofei. Non è un, quindi non è un lui caso. È un po' il segreto, ovviamente è anche una società che ha messo a disposizione tanta qualità. Sì, sì, lui è una persona metodica, sistematica, ordinata, precisa, professionista, e cerca di trasmettere, secondo me, nell'allenare la squadra, i giocatori, quello che lui è stato, no, in passato da giocatore, adesso come allenatore. E, ripeto, la collaborazione è fondamentale in tutto il settore, tra lo staff medico, sanitario, ma ripeto, collaborare con gli allenatori, col fisioterapista, direttore sportivo, tutti quanti insieme. Non è facile, ci sono sempre anche incontri e scontri, si discute, ma come è giusto che sia, perché ripeto, la posta in palio è alta, quindi c'è la tensione sempre, c'è tanta adrenalina, però è bello, e il bello è anche quello, no? Vivere certi momenti, chiaro, saperli gestire. Senti Marco, ma prego. Volevo aggiungere, vai, questa, perché tu prima hai detto, parlando del segreto, hai aggiunto della società. Ecco, io credo, se posso aggiungere, che sarebbe scontato, no, dire i grandi campioni che fanno parte di questa squadra, le capacità di un tecnico straordinario. Io credo che il vero valore aggiunto sia davvero la società, perché l'entusiasmo che questo presidente è riuscito a mettere in questo suo progetto, questa grande passione, questa grande energia, questa grande forza, è davvero una società straordinaria che ha fatto, si è impegnata tanto, ha lavorato molto bene, ha lavorato però con quel qualcosa in più, con quel che io appunto definisco amore, passione per questo sport, per la voglia di rendere grande questo progetto, e ci sono riusciti. Dunque, complimenti maggiori secondo me vanno a Gino Sirci e al suo staff. Poi è chiaro che insomma ha costruito, come hai detto te, una squadra di grandi campioni, però non sempre i campioni riescono. Cioè, abbiamo visto tanti esempi anche nel calcio, no, di mega squadre che però non sono riuscite ad ottenere grandi risultati. Docet Inter, ovviamente senza fare i grandi nomi, ma ovviamente noi non vogliamo essere anti-interisti, anzi tutt'altro, però raccontiamo quello che si sta verificando. Detto tutto questo, forse Gettulio riprenderà addirittura, anche nonostante Vandanara, forse anche Mauro Icardi riprenderà il colloquio con i amici. Non me ne frega niente. Voi pensate a... Io c'ho altre cose. È una cose. Storia verso Torino. Come al palazzetto dello sport, il presidente Sirci ci doveva mettere una scritta presa da Dante Alighieri: lasciate ogni speranza a voi che entrate. Questo per esempio è un bel suggerimento, visto che il popolo di Sirmania ci sono sempre assolutamente geniali e molto originali, no? Perché crediamo Marco e Rosario, è vero, la grande società che crea le condizioni per mettere a disposizione di un grande condottiero come Lorenzo Bernardi dei grandi giocatori, ma poi è il dettaglio che nello sport, se non si ha un contorno bellissimo, perché a volte, ecco, siamo stati a Kazan l'anno scorso, sì, un bellissimo palazzetto, 8.000 posti, tutto pieno, solo quando batteva Leon, tutti alzavano la voce, poi
anche perché Civitanova l'anno scorso ha fatto davvero una finale bellissima, un silenzio proprio tombale, invece il popolo di Sirmaniaci è un valore aggiunto. È un valore aggiunto, un grosso valore aggiunto. Il vantaggio di vincere la regular season e di giocare al meglio le tre gare, al meglio cinque, più gare in casa, è il vantaggio di questi playoff. Perché le squadre, diciamo, si equivalgono tutte, le prime quattro. Diciamo la verità, nel senso che c'è un valore simile, ma giocare una gara in più in casa sarà il valore aggiunto per questa. Anche perché questa con il rientro abbiamo visto ovviamente questo gara 5, cioè tie break, parliamo, non gara 5, tie break. Quindi quinto set sia ovviamente a Milano, in contemporanea si guardava con Eleven Sport quella di Verona. Una grande Modena, quindi un grande Zaitsev con il ritorno di Christensen. Quindi forse era un po' lui il segreto di far riprendere Modena, farla diventare un pochino importante? Beh, la mancanza per anche perché mezzo ci dobbiamo primi ragionare un gradino per volta, perché il calendario ci mette nelle condizioni che quest'anno, nel caso che, e ovviamente noi lo vogliamo bypassare, la storia di Monza non ce ne voglia, ma non possiamo pensare che l'ottava che arriva in classifica viene a farci rimanere male, insomma non lo dobbiamo neanche pensare. Quindi arriverà a Modena, un Modena sempre un po' complicata, però la sera è pronta. Siamo stati pronti in campionato, siamo stati pronti in Coppa Italia, lo saremo nei playoff. Non c'è due senza tre, quindi questo è sempre un detto rosario che funziona. Senti, invece dalla tua bellissima Lecce con Colaci, quante volte avete raccontato qualche monumento? Ah, la cosa più bella è parlare in dialetto con lui, perché qua a Perugia non lo dopo qualche parola la vogliamo sapere, perché qui si parla molto il perugino dalla piazzetta del Perugino. E a proposito del Perugino, fra il viaggio che noi andremo a raccontare, ma ne parleremo dopo, perché io voglio capire subito la prima esperienza da regista radiofonico, perché annunciare, perché uno ha un bel ritmo, una bella voce, una timbrica chiara che si fa capire bene, è un conto. Diventare colui che crea la regia, quindi mette in onda quelle che sono le cose esatte, diventa un lavoro più di responsabilità. Eppure Gino Goti, l'ottimo Gino Goti da Sinalunga, ma ovviamente noi lo consideriamo un umbro di adozione, ha rapito tutto e tutti in maniera davvero veloce. Ma sì, perché Perugia praticamente era una sede regionale dal 1959, insomma, no? Che c'è sede regionale. Però non avendo programmi, una volta c'era soltanto il Corriere dell'Umbria, basta, e quella per l'Umbria dopo, insomma, no? Era considerata auditorio esterno di Roma, quindi ogni tanto veniva qualche compagnia, qualche attore, qualche cosa a fare delle trasmissioni radiofoniche lì. E una volta è capitato, quando, perché io oltre a fare l'annunciatore ero responsabile dell'ufficio programmi. L'ufficio programmi si presupponeva che potessi fare la regia, insomma, no? Chiaro. Radiofonica. Senza sì, senza ma. E inizialmente il contratto prevedeva allestitore, quindi ero allestivo le trasmissioni. E uno dei primi a venire è stato proprio Maurizio Costanzo, che veniva con le cassettine audio, le registrazioni, i nastri fatti con il Nagra, e le montavamo, il tecnico, e io decidevo i tagli, insomma, d'accordo con Costanzo, poi qualche volta le portava via lui la trasmissione, qualche volta andava in onda da Perugia. Però essendo auditore esterno di Roma, veniva Silvio Gigli, venivano Carlo D'Apporto, venivano grossi nomi Marcello Casco, Gaio Fratini, Riccardo Pazzaia, Corrado Mantoni, Corrado, parliamo l'uomo della corrida e non solo. Claudio Villa, insomma, no, grossi personaggi con cui io ero a contatto. E ovviamente quando c'era Silvio Gigli c'era tutto da imparare, perché lui si arrabbiava con i tecnici perché allora si tagliava il nastro con le forbici, insomma, no? Non c'era nemmeno la taglierina sui registratori. E allora lui smanettava, taglia qui. E il tecnico, per essere sicuro, bisognava fare così, no? Prendere i nastri così e trovare il punto. E Silvio Gini si arrabbiava.
ti ho detto taglia lì. Quindi è proprio molto netto, molto determinato. Non sfalliva nemmeno un millimetro, insomma, ecco. E questo Claudio Villa invece con questa voce super, perché poi ci sono dei personaggi, magari Pippo Baudo ti conquistava con la sua dialettica, perché da buon siciliano riusciva in qualche maniera, è riuscito a condurre 13 Sanremo, quindi mi sembra che è un bel viaggio. Era con Marcello Casco e faceva una trasmissione radiofonica, ovviamente lui si raccontava, insomma, no? E così tra le pause raccontava che cosa ricordi? Ma mi ricordo che lui aveva una Maserati. No, Maserati. Non triciclo. Non triciclo. No, Getulio, no, ma un triciclo e una Maserati. Credo che. Aveva la Citroen Maserati, però preferiva andare. Parliamo di Claudio Villa. Claudio Villa. Preferiva andare a Milano in moto e tornare a Roma in moto, quindi veniva addirittura, io ho le foto, adesso non è venuto fuori adesso il discorso, ma ho le foto, lui arrivava in moto con la tuta proprio da motociclista e diceva, arrivavo a Milano e tornavo via. Il casco ce l'aveva? Sì ce l'aveva, ah, ce l'aveva. Allora raccontava una volta che arrivato a Milano, no, lo ferma un vigile e gli voleva fare contravvenzione e il vigile chiedeva: mi dica il nome. Non lo legge lì, io ho dato il documento. Ecco. Perché voleva che io dicessi Claudio Villa, mentre invece io mi chiamo Claudio Pica, insomma, no? Dico, dice, guarda, l'hai visto lì il nome perché? Per fare colpo, insomma. No? Chiaro. Voleva essere. Dice, ho fatto contravvenzione a Claudio Villa. Capito. Poi magari quando era di lì forse si riteneva un po'. Allora, noi la camera mobile questa sera con questo crane, questa struttura davvero che Umbria TV mette a disposizione, sempre una tecnologia super, che grazie a Gianluca Ficola è proprio l'uomo, il man appunto di questo movimento, e andiamo a zoomare perché praticamente se facciamo con lo zoom, allarghiamo, vediamo Maurizia Cacciatori, quindi ovviamente quando la regia di Gino Gotti, ecco, forse devo alzare, ecco, vediamo la bellissima Maurizia Cacciatori, che ovviamente c'è un articolo, ma ovviamente questo ne parleremo dopo, quindi liberiamo il nostro pubblico in maniera obbligata a seguirci quell'argomento. È un argomento anche interessante, crediamo almeno. Allora Getulio, prima allora, della si assistono. No, questa è la musica bellissima, è l'introduzione. Vecchio Quadrinaro Erman vedovo, e allora decide di risposarsi, che una frega giovane bellina. Certo. Me, invece la prima notte del viaggio di nozze, lui fatta lì, ascolta cocca, t'ha detto niente la tua mamma, t'ha spiegato belle cose, e lì hai fa noi, e da me m'ha detto niente. Ah, dim bene. Allora andiamo in pausa commerciale, restate insieme a noi perché in piazzetta continua il suo viaggio. Eccoci ancora insieme, ben ritrovati amici telespettatori, e quindi il nostro viaggio Getulio ancora deve fare molte tappe. Allora... Sì, allora dopo aver fatto un grosso incidente stradale, i due padroni delle macchine scendono e un fatta quell'altro. Che fortuna che ci ha avuto, i son dottori e quell'altro. Da tempo sta detto, ma che sono avvocato. Allora, sta per arrivare l'altro protagonista di questa serata, l'ottimo Luca Pisidicca, al quale voglio subito coinvolgerlo, perché prima di entrare nel mondo calcio, perché ci sta intrigando molto questo Alessandro Onesta, questo ragazzo inesperto che è da Miami, ovviamente il perugino diffidente molto.
non poteva immaginare che invece potesse fare un viaggio così bello, perché di questo si tratta. Ma invece, visto che noi a Perugia non ci facciamo mancare niente, non solo in questo anno, perché la Sirio Pallavolo è stata una storia bellissima nella nostra città, quindi il volley ha un profumo davvero costante, come quando il nostro Gino Goti era proprio alla Perugina con il profumo della cioccolata. Allora, la Bartoccini Gioielleria, Luca, che ci ha sorpreso in questa stagione, praticamente con la regular season ha condotto da primatista, ora prova a fare qualcosa di straordinario. È vero che la salita è sempre complicata, però forse è come quando all'Unipol Arena, la Sir, quando immaginavamo che era tutto complicato, abbiamo riannodato il filo e poi abbiamo fatto una grande festa. Allora, le ragazze di Antonio Bartoccini, proprio a Caserta, nella città di Rosario, questo tie break, eppure era 2-0 proprio per la Bartoccini, quindi 3 punti avanti a Trentino, che andrà a trovare la Zambelli, che ci ha superato in questo match un po' particolare. Derby. Quindi che succederà? Che succederà? Intanto c'è da dire che evidentemente sulla scia, no, di questo entusiasmo della città di Perugia per la pallavolo, anche il settore femminile, insomma, quest'anno non sta scherzando, anzi fa le cose sul serio. C'è entusiasmo, c'è passione, c'è profumo del Taraflex, no? Con lo scudetto dell'Italia, quindi i grandi campioni, anche sì, le ragazze provano, sì, in qualche maniera a così. Sì, devo dire che il progetto è un progetto che parte da lontano, perché claro, poi è un progetto che parte da lontano, che si è consolidato nel tempo e che quest'anno ha l'obiettivo concreto e dichiarato da parte della società, da parte del presidente, di voler fare questo salto di qualità e di arrivare nella pallavolo che conta anche a livello femminile, insomma, e fare una bellissima accoppiata con la Sir. È difficile, però stanno facendo grandi cose, forse anche al di là di ogni aspettativa. Sono in testa alla classifica, devono mantenere questi 3 punti di vantaggio, mi pare che 3 punti su Trentino, sì, e naturalmente ora sono si tre va partite, subirato, sì, in un'altra Calabria, trasferta, sì, un'altra trasferta, poi arriverà Mondovì, poi l'ultima si andrà a fare il derby al Palapapini giù a Orvieto, e quindi saranno tre gare. Non è un calendario semplicissimo, no, assolutamente non è un calendario semplicissimo, però la squadra insomma, ha dimostrato di potercela fare. Adesso bisogna ricompattarsi dopo questa sconfitta di Caserta e insomma dare tutto in queste ultime 3 giornate. Io ho visto grande positività nell'ambiente, grande carica, le ragazze insomma ci credono, come ci crede il presidente, e io aggiungerei che stanno meritando fino a questo momento di essere grandi protagoniste di questo campionato. Speriamo davvero che in questo finale possano regalarci questo sogno della Serie A. Noi gli siamo vicini, anzi cerchiamo anche di far dimostrare le imprese di queste ragazze, lo facciamo anche noi attraverso, chiaro, la RAI, con una rubrica che abbiamo il martedì dedicata agli sport al femminile. E in questo momento incrociamo tutti le dita per loro, sperando che possano compiere questa impresa, però siamo certi che siano sulla strada giusta. Assolutamente, anche perché poi l'altro ottimo perugino, Fabio Bovari, alla conduzione, quindi l'orgoglio e la bellezza di questo progetto, che c'è tanta peruginità in campo, e questo ci auguriamo che si possa finalizzare nel migliore dei modi. Allora, prima di andarci ad ascoltare le storie di Gigino e la Cesirra, perché ridere fa bene, non ce lo dimentichiamo mai, Marco e Rosario, voi siete sorridenti, perché ovviamente quando c'è questo bel progetto che tiene sempre svegli, non ci si addormenta mai. Ma parliamo un attimo di Leon, lo conosciamo ovviamente di fama molto bene, però viverlo naturalmente da quel 16 di agosto, qualche dettaglio possiamo raccontarlo, quindi al di là della sua classe, bravura e umiltà, molto umile, e il dito che ovviamente deve essere funziona. Protetto, però siamo assolutamente garantiti sul suo rendimento. Quindi Leon Wilfredo Venero, che personaggio è? È un onore lavorarci insieme, perché penso che attualmente sia il numero uno al mondo,
impressionante vederlo dal vivo, vederlo negli allenamenti, vederlo in campo la domenica. È un onore, no? Perché capita poche volte di poter vedere un giocatore così, e poi gioca con la nostra squadra, quindi a maggior ragione. No, ma è una persona, cioè lo vediamo così da fuori all'esterno, ma ripeto, è una persona estremamente umile, educata, è un ragazzo di 26 anni, è giovanissimo ancora, ma veramente... Tra l'altro è interessato anche alle colleghe della Bartocini, perché io l'ho visto seguire il derby, credo fosse diciamo in una pausa dell'allenamento, però non so se hai avuto modo di vederlo anche te, Giancarlo. No, non l'ho visto, eppure io c'ero con il derby, visto, quando io, potevo immaginare che non andava a finire in quel modo. Sì. Non ce ne voglia Orvieto, ma noi eravamo molto lanciati nell'ultima gara del pool promozione, appunto gironi di andata. Sì. Dopo quel 2-0, però nella pallavolo, Rosario, fino a che non va giù l'ultima palla, possiamo sempre pensare che le cose vanno a finire in maniera diversa. Perché poi, a proposito di Kazan, che arriverà un pochino con grandi obiettivi, perché Ring Apert, quando era Modena, ci ha fatto sempre un po' soffrire, però noi eravamo un'altra squadra, quindi certo. Ora il nostro linguaggio è diverso. Però la cosa che al mondiale per il club, e ovviamente facciamo i complimenti la formazione di Diego Mosna, che oltre al mondiale per club è fresco vincitore della Coppa CEV, quindi questa bella realtà che da Trento 19 anni, 18 titoli, 9 italiani, 9 europei, davvero tanta roba. Quindi ci piace un po' lo stile di quel personaggio molto pacato, e ci auguriamo che Gino Sirci, un istrionico diverso, più arrembante, che però possa comunque avere una teca piano piano sempre forbita come quella di Trento. E a proposito di Trento, quindi volevo arrivare a Lanzo, ho fatto un giro un po' molto lungo, però non era caso. È un Filippo Lanza che ha sofferto un pochino all'inizio per ritrovare, perché quando si viene da un mondiale è un pochino complicato, doveva ritrovare gli equilibri, si viene dopo 7 anni in una realtà nuova, ma ora è diventato tosto. Sì, certo, Filippo ha avuto, diciamo, c'è stata necessità di... ha richiesto tempo, ecco, piano piano si è inserito negli schemi, nel gioco della squadra, però è un ragazzo determinato, sempre sul pezzo, ha tante qualità e lo sta dimostrando, soprattutto la sua determinazione, e sinceramente dimostra sempre di più di essere uno dei componenti determinanti per questa squadra, per poter ottenere le vittorie che tutti speriamo. I suoi 28 S stanno a dire, al di là di tanti attacchi molto importanti, stanno a dire che è nel podio del nostro podio interno. Leon con 94, 64 Cenata Nasievic, e 28 non è male, perché poi il compito di Lanza a volte è quello di proprio cucire un po' da dietro, e quindi è meno schiacciatore. Beh, certo. No? Allora, noi ci riprendiamo il nostro dialogo fra un po', perché ora è il momento proprio di andarci ad ascoltare Emiliano Pucciarini e Marilena Trottolini, i miei compagni di una vita dell'Arciteatro, che da quel lontano 1976 abbiamo iniziato un viaggio di divertimento. Tra l'altro ringrazio l'organizzazione della festa di Sant'Erminio, perché proprio il 5 di luglio saremo proprio in diretta live per gustare una serata molto molto bella. Quindi Gettulio, prepariamoci, perché c'è un po' di tempo, però non moltissimo. Ho da ristudiare copio. Questo non lo so, dipende quando grazie siete pronti. Voi sapete perché io viaggio molto con i bracci, non è che sto molto alle righe. Quindi a me piace proprio la diretta, quella immediata con il pubblico. Poi Gino Gotti, che è un valido testimone, e quando tu hai a che fare con il pubblico lo devi dire. Allora, professionista, vuol dire che con te si tribla troppo. Sì? Lo so, però Gino, qualche volta io credo che anche i grandi attori di teatro, no, per quanto poi c'è un regista, un testo da seguire, non può capitare. No. Il regista a volte è severo, non gli permette all'attore di muoversi. Dipende dal regista e dall'attore, esatto. Perché Totò se il poteva permette, ma Pacini no. No? Eppure quando Gettulio, quando abbiamo girato il film in bandierina con Francesca Archibugi, io mi ricordo che nella parte io cercavo sempre di architettare, ovviamente ne parlavo con lei. L'ha permesso lei? Lei è stata sempre estremamente straordinaria, quindi nei nostri dialoghi con Mastrandrea, con Lamuti, qualche volta dice ma no, io cercavo sempre di metterci. Vabbè. Intanto
ci si provava. Detto tutto questo, è arrivato proprio il momento. Allora, prima proprio di partire con il file, andiamo a consegnare il capolavoro a Luca Pisinica, perché Paola Filomeno è davvero il mio fenomeno del Borgo di questa stagione. Quindi giriamo, vediamo la camera di Paola Antolini comoda, magari sposta leggermente per capire che il tuo volto vero e quello del ritratto è preciso. Ci siamo. Brava, brava davvero, brava davvero. Allora, noi siamo e andiamo in regia con Gigino e la Cesira. Cesì. Che c'è? Ieri sono a piedi della Santa Croce un'altra volta. Ma che ha fatto? E che ho fatto? Non so più manchi qui che ho fatto. Le cose. Ma che? Ma il che... sai che non sempre tutta la mattina così io. Dai, là. Ma che problema c'è? Troviamo una soluzione. E i problemi c'hanno. E che tu non te ne accorgi che i problemi ci siamo, Io ci ho sempre, tutte le mattine c'ho il problema mio grosso. Tu mi ascolti, tu mi dai retta, tu non impari. Tu non impari. È un problema. Per te non sarà niente, per me è un problema. Ma sapete che problema c'è? Mo la preoccupare? Il ne te la preoccupa, tu mi preoccupi io di te. Scusa. C'è da spostare la macchina. Scemo da spostare la macchina, la tua. Ah, questo proprio è un problemone. È un problemone. Ed è un problemino che era, è diventato un problemone. Ma tu senti... tutte le mattine, cioè, sì, in questa maniera non va più bene, no? Ma io posso aspettare che tu ti vesti e poi mi viene a spostare la macchina perché la lasci dietro alla mia? Ma sia la sera ti vieni dopo di me. Ma la vuoi mettere in canto in modo che io scappo senza chiamare te? Ma sai che ti dico, Gigino, che tu da me mi hai stufato con questi discorsi, perché tutte le mattine mi fa piare paralisi da me e comincia a passeggiare, a girarmi. Ma perché da me la fastidi, no? Io non ti posso dire tutte le mattine sempre la stessa chiacchiera, sempre la stessa chiacchiera. E sai che me mi pensiero a discorre. Allora, o mi capisci al volo o niente. No, ma io vorrei dire, ma invece che sta girettaggio intorno a me per dire che c'è da spostare la macchina, che non è manco un problema. C'è da spostare una macchina. C'era anche la canzone che diceva non così. Non faresti prima invece si t'accorde. Ma invece che sta a discorrere di qui avanti e indietro questa macchina problema... qua devi metterla là non era così? Tu la testa la mattina quando trovo la macchina dietro la mia te canta così, vuoi vedere qui che fai? No, tu la mattina questa macchina qua devi metterla là. Io dico che tu ne stai ben capoccia, capito Gigino? Perché cioè, tu invece per che sta te, ci vuole la testa di un che ragiona. Ma per sopportare a te ci vuole. Ma tu pretendi che io sono tra la testa tua. Io me ne sto tu qui a fare le mie cose e invece ora pensa secondo te che tu ora pensa che tu cioè che io ho la macchina dietro la tua e pertanto tra le mie spostè. Invece lui la fa lunga, mica va subito ma diretta io al la problema. Fa lunga così per non farla per sé tutte le mattine la pio alla lunga alla leggera le viste ci canto un co no è che tu me mi fai più modo che volevi tu ma un pere a stare al mondo. Hai capito o no? Ma che ti impara a stare conto? Che tu mi stai girettando intorno, c'è un problema che io comincio a pensare, oddio, che problema ci avremo? E sarà meglio, avremo finito i soldi. E invece no, c'è da spostare una macchina. Ma senti che problemone. Ma quanto sarebbe più facile? È un diesel, è un diesel. Questa macchina qua. No, il diesel sei tu, hai capito? Il diesel sei tu. Ma ci vorrei tanto a dire, oh, cioè sì, andiamo a spostare la macchina. Insomma, che facciamo? Come gli antichi, come i primitivi, anche che parlavano a motti, ma alla fine anche loro hanno inventato una lingua, un linguaggio, le parole. Insomma, queste parole adopremmele, Gigino, no?
invece che tirarla tanto per le lunghe. Se l'hanno inventata. Io pensavo che dopo 40 anni che siamo insieme, no? Tu hai imparato come sta il mondo. Il sai che se c'è un garage per due macchine, se tu ne metti una davanti a quell'altra, quella davanti nasce. Sì. O no? Oh. Ma ho capito, ma visto magari... senza parole, Vista a Motti si capisce. Ma è la tempesta che capite che non va bene, perché come fa a sapere quando tu hai deciso di uscire e allora tocca spostare la macchina? Che fai? Leggi nel pensiero? E ancora sta capacità io non ce l'ho, no? Scusami tanto, ma non ce l'ho. Manca te viene. Questa zucca manca te viene, tu hai letto il mio il pensiero. Addio. E adesso ne leggo, ma disgraziatamente che la tecnologia inventasse qualcosa, qualche dispositivo per leggere il pensiero, guarda che il primo che va a comprare so io, hai capito? Così almeno la faccio infinita con sto stillicidio che ti fa più l'esaurimento nervoso. Tati. E da me? Da chi è che nel faria la pie? Tanzando, io perché voglio io dire. Io sono tranquillo, il vero, io con 20 gocce, troppo sono tranquillo. Te lo dico io che se sta tecnologia oggi sta avanti, capito? Inventassi un robot che sostituisce la moglie, tanta tavola che t'ho letto, e il secondo che ci fa è che la tua macchina, io rottamo da tutti noi, almeno tu il garage, la mia macchina c'entra, hai capito? Quando non ci sei più altri due, la mia macchina c'entra. Guarda che posso rottamare anche da te allora, perché le cose mica valgono per un sonno. Guarda, fammi via Gigino, perché sennò stamattina ci va a finire a litigare brutto. Ah, va dentro che io pio il pullman. Ah, ok, meglio. Arrivo dentro. Eccoci, siamo alla diretta e allora la riprendiamo dopo aver ascoltato le idee di Gigino e la Cesira. Gettulio, invece ascoltiamo una vostra idea. Allora a scuola la maestra domanda a Pierino. Sì. Ma siccome l'unna studia come al solito, no? Certo, capita. Dimmi un po', Pierino, come faresti per ottenere un salice piangente? Pierino, spezza una mulica e poi fai. Prima pianta un salice normale e poi tutto intorno ci pianta una stratata di cipolle. Che solo Gettulio può arrivare a questo. Allora, prima della pausa, Paolo, arrivo subito. Naturalmente abbiamo iniziato questo viaggio con Maurizio Cacciatore, quindi fra le tante situazioni quando si producono programmi di sport, perché naturalmente... Allora, cerchiamo di capire se la camera di Paolo Antolini, ovviamente leggo le prime righe, parliamo di un lunedì 3 dicembre dove dal Corriere dello Sport viene amplificato perché povera Maurizia, quante storie per quel marchio sul sedere. E allora notizia, cameraman cacciato perché inquadrava sempre il di dietro delle giocatrici, la Cacciatori. Ci siamo abituati, la RAI minaccia di strappare il contratto, ma alla fine si scopre che non è vero niente. Quindi? Ma sì, perché Gino Gotti in questa storia c'entra, quindi ovviamente noi abbiamo voluto il protagonista del percorso. Allora andiamo, ci dice Gino. Ero così, no, il Corriere dello Sport, il Corriere della Sera, il tinto brasso della pallavolo ero diventato. Ecco, capito, quindi... Ma era successo che era una partita tiratissima. Il service era la prima volta che faceva la pallavolo. Io tremavo, allora mi sono messo, oltre che alla regia, facevo anche il mixer. Quindi è una partita tiratissima, era la Iesi contro la Foppa Pedretti. Di Bergamo. Indice di ascolto 1.290.000 spettatori, che per alle 20 anni fa era uno share davvero elevatissimo. Bellissima. A un certo punto Mimmo Fusco, che hanno cacciato il nostro operatore, hanno espulso il nostro operatore, vabbè, e poi la partita è proseguita, insomma, no? Io che avevo fatto, il discorso era questo, non questo riportato sul giornale, che l'arbitro aveva fermato il gioco perché l'operatore con un piede era entrato in campo e allora non possono più giocare, no? Mi sembra, loro ci sono gli addetti ai lavori, quindi...
e aveva fermato il gioco. Ma non era l'operatore con il piede in campo che inquadrava l'accacciatore, perché l'accacciatore ce l'aveva di fronte, l'accacciatore doveva battere. Chiaro. E ovviamente faceva i segni, i gesti per le è chiaro, come è molto chiaro, eloquente, se la camera mobile di Gianluca Fico la fa vedere, quindi lei fa dei gesti proprio dietro, sì, il suo bellissimo di dietro. Chiama lo schema, insomma. Chiaro, no? Chiaro. E allora poi la mattina dopo sul giornale è uscito così, il capotecnico, ma adesso che fa, dovrò licenziare quel ragazzo? Ma guarda, il ragazzo non c'entra niente, poteva inquadrare chissà che, ma tanto a mettere in onda ero io, tanto più che facevo anche il mixer. E comunque è finita lì. Poi Corriere della Sera ritorna Tinto Brass della Pallavolo. E allora io... Allora, da Iesi alle 8 devo essere a Genova per fare il Super Bowl di motocross lì al Palazzetto dello Sport. Il giorno dopo devo essere a Parma per fare la pallavolo maschile. E mi chiama Mimmo Fusco, hai visto, siamo su tutti i giornali qui. Poi il lunedì ero a Lucca a fare il posticipo della Serie C. E non ti annoiavi praticamente. No, facevo 150.000 km all'anno, capito? Tanto per capire. E il Corriere della Sera, Tinto Brass da pallavolo, dice: ah, hanno espulso, forse lo sospenderanno, lo licenzieranno. Allora chiamo il Corriere della Sera, dico: mi passa i così. Pronto, chi è? Sì, sarei il Tinto Brass della pallavolo. Ah, dice: perché ti sei incazzato? Dico: no, io mi sono arrabbiato con te perché non capisci le cose, insomma, il regista ero io, no? Chiaro, il cameraman c'entra davvero poco. Il cameraman può dare qualsiasi cosa, ma decido io se il regista non la mette in onda o no. Poi dopo si è risolto tutto così, anche la cacciatori. Però intanto se ne è parlato, sì, della sì, cacciatori, sì. Del no, suo bel personale. No, ma poi io ho scoperto che l'allora presidente internazionale della pallavolo aveva imposto, soprattutto alle squadre femminili, di adoperare il retro dei pantaloncini per la pubblicità dello sponsor più importante. È chiaro, capito? chiaro. E quindi ecco, era un invito a nozze e un'imposizione anche da parte del presidente internazionale, che era un sponsor, messicano. Lo sponsor di allora ti ha magnificato per quella scelta. Guarda, allora. Io non ho avuto nemmeno... No, magnificato non sì, in, sì. In senso pecuniario, però ovviamente per la scelta dell'inquadratura. Allora, noi andiamo in regia, restate insieme a noi perché ancora si viaggia in questa... La camera mobile di Gianluca Ficola va a indugiare sul frizzante Marco Pellegrino, quindi medico specializzando in traumatologia e ortopedia, ovviamente grande collaboratore dello staff medico della SIRSEF, di questo progetto che siamo davvero orgogliosi. Allora Getulio, dobbiamo switchare sul calcio, quindi... La Giuntina da Gigino, sì. Dopo 40 anni di matrimoni fa, Gigino, l'hai visto i nostri vicini di casa? Lui la rimbraccia tutto il giorno, la coccola tutto il giorno. Ma se di perché anche tu non fai così, Giunti, io il farianco, ma ancora nulla conosco bene. Hai capito com'era il bispo, Gigino. Allora, detto tutto questo, dal questo baule che Gentuglio ci va davvero a estrapolare sempre delle cose molto particolari, allora io direi dalla regia proprio di preparare il filmato, però prima di metterlo in onda voglio aprire il file Perugia, perché Gino Gotti proprio era quel marzo 2006, un Perugia Massese dove l'ottimo Marco Lollobrigida, brillante giornalista della RAI, quella tosta, quella nazionale, quindi un bel saluto, credo che ti farà molto piacere, ma non potrebbe essere altrimenti perché Perugia ha tante belle storie, siamo una piccola botte Luca, ma con un vino davvero di grande livello, non c'è solo il Sacrantino che è speciale.
Allora Luca, ritorniamo un attimino a valutare il percorso di questa stagione, di questo Perugia, di questo Onesta, di una società che comunque sceglie e dopo quattro anni che praticamente eravamo arrivati lì, sì, qualche playoff, però solo la gara dei preliminari, poi tutto scendeva. Si rigira tutta la storia, una squadra giovane che comunque questo settimo posto ci gratifica, queste 12 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte un po' troppo, soprattutto 5 in casa e 5 fuori, però forse il bello deve venire. Tu come la vedi? Io la vedo che quest'anno è stato definito l'anno zero. All'inizio stagione si è ricominciato da capo, azzerando tutto quello che era stato finora, puntando su personaggi nuovi, tra cui Nesta, tu prima hai detto, è arrivato tra lo scetticismo, comunque... Ci può stare, sì, no? Ci può stare infatti, perché è campione anche... del mondo, professionista straordinario, lo ha dimostrato in solo due società, ma dove per ognuna delle esse c'è stato oltre 10 anni, quindi... No, ma infatti... Si ma sta è, con è la Lazio, così. Con il Milan a casa. Nesta giocatore è stato un grande campione, Nesta allenatore, non lo conosceva nessuno, addirittura lo stesso presidente Santopadre si lasciò scappare, dice noi... forse conosciamo meglio il suo secondo, ci disse. Di Lorenzo Bruno Rubinacci. No, esatto, perché era stato a Perugia, quindi era comunque una garanzia. Nesta è arrivato tra lo scetticismo generale, Nesta ha conquistato tutti. Conquistato tutti per il grande lavoro che sta facendo, indiscutibilmente, a prescindere dai risultati, perché i risultati sono più che... Lusinghieri e poi... Più che lusinghieri, settimo posto in classifica, in piena corsa playoff. Ma io ho detto più ancora che nei risultati, proprio in quello che lui ha trasferito a questa squadra. Perugia è una tra le squadre che hanno un concetto di gioco più interessante in questa modesta Serie B. Perugia è una delle poche squadre che gioca a calcio, che ha delle idee ben chiare. Poi è chiaro, è una squadra che ripartendo da zero, con dei giocatori completamente nuovi, con un allenatore nuovo, fa fatica in alcuni frangenti, ha dei limiti strutturali che inevitabilmente talvolta vengono fuori, però Nesta li ha mascherati anche alla grande, secondo me, nel senso che è riuscito a dare a questa squadra veramente una fisionomia e un concetto, e anche piano piano sta cercando di dare anche una mentalità. Quello è un pochino più difficile, secondo me. Nesta non può non avere una mentalità, un grande campione come lui. È un pochino più difficile per un motivo molto semplice, è una squadra giovanissima, è una squadra fatta da tanti calciatori che non hanno calcato ancora palcoscenici importanti, quindi è normale che sia così, è normale che questo aspetto della mentalità, che però è fondamentale poi per riuscire a tagliare certi traguardi, ancora non lo si sia raggiunto. È chiaro che in un eventuale playoff questo non è un aspetto secondario, però d'altronde non si può avere tutto in questo momento. Il Perugia ha già fatto grandi passi in avanti, grandi cose rispetto a quel poco che c'era all'inizio campionato, davvero. Ma vi ricordate ad agosto la squadra neanche esisteva, le amichevoli precampionato furono davvero qualcosa di imbarazzante, insomma, anche assolutamente a livello... e soprattutto anche da preoccuparsi molto, perché è vero che l'obiettivo grande è la Serie A, però mantenere la Serie B è un obbligo, esatto. No, ma lì c'era una preoccupazione davvero di quali potessero essere le sorti di questa squadra in questo campionato. Invece, voglio dire, non abbiamo avuto mai di questi problemi, quindi complimenti a Nesta per il lavoro che ha fatto. È un lavoro che tra l'altro abbiamo riscontro, è già apprezzato ad alti livelli, insomma ci sono società e addetti ai lavori che si stanno l'hanno messo nelle mirino, hanno messo gli occhi su Nesta, è inevitabile, già è un grande campione di per sé, sta facendo bene, ha la sua prima vera esperienza nel calcio. Sai Luca, forse il suo atteggiamento umile e semplice è quello che sta rapendo un pochino la peruginità, un popolo un po' diffidente, prima di entrare in empatia ne deve passare un po' del tempo, invece lui ha dimostrato di saper conquistare
con la sua calma olimpica, che davvero qualche volta... Quel lavoro, è un grandissimo lavoratore. Perché anche nelle giornate difficili, lui una sconfitta in casa, e purtroppo questo girone di ritorno, eccezion fatta per l'ottima gara con la Salernitana, quindi viviamo di sconfitte, pure una volta il Curi era un po' un fortino irraggiungibile, però questo... Questo ci sta quando vai a recuperare fuori, quindi alla fine contano i punti. Sì, ma il suo biglietto da visita, ti voglio dire, è davvero legato esclusivamente al lavoro del campo. Lui non è uno che va sotto la curva ad arringare i tifosi, non è uno che si fa vedere in giro, televisione. Lui è molto molto riservato in tutto ciò che è al di fuori del calcio. È un grandissimo lavoratore, mi risulta che davvero trascorra nelle mura e nei campi di Piani Massiano 12 ore al giorno, e quindi lui punta tutto, il suo biglietto da visita è il gioco della squadra e il lavoro che sta cercando di fare sulla squadra. Per il resto è uno che non è che emotivamente trascini molto o comunque instauri un grande rapporto anche a livello emotivo con il pubblico, ma perché questo probabilmente è insito anche nel suo carattere. Assolutamente, però fra tanto lavoro sia Marco che Rosario, proprio Nesta trova il tempo, da grande campione, di avere un grande rapporto intanto con Lorenzo Bernardi, perché fra campioni a volte c'è sempre una bella affinità, una bella sintonia. Poi il fatto che si è scomodato, insomma, anche perché ne vale davvero la pena venire alla Pala Barton con una bella troupe, tra l'altro tra gli altri giocatori c'era anche l'ultimo arrivato, credo, Daniel Pavlovic, poi c'era Leandro Rossi, e quindi... che idea ti si è fatto, soprattutto perché tu sei un milanista, quindi vedere un campione che quando giocava lui in quel reparto difensivo era davvero non insuperabile, era praticamente impossibile. Con Maldini. No, io vederlo è stato mercoledì scorso al palazzetto, è stata un'emozione. Ho chiesto addirittura di fare una foto perché quando mi ricapiterà un'occasione del genere. Da milanista, ricapita, a maggior ricapita. Ragione, da milanista a maggior ragione è stata una cosa. Un momento veramente bello, io l'ho vissuto negli anni d'oro del Milan, l'ho visto dal vivo nel 2003 a Manchester, la finale di Champions League vinta con la Juve, la gran soddisfazione, purtroppo. E è stata un'emozione fantastica, poi ripeto, tra campioni, tra grandi allenatori, il feeling c'è, è stata una bella occasione vederlo. Senti, il tuo amico Rosario, da buon juventino, ovviamente gode si bea di questi grandi risultati, anche se quest'anno ha fatto notizia l'uscita del percorso della Coppa Italia, perché naturalmente Massimiliano Allegri, che ripeto noi gli vogliamo bene, perché in quel 96 ci fece un rigore quando praticamente sembrava impossibile arrivare a fare delle cose importanti con il Verona, però quel rigore al 97esimo superando un certo Mazzantini, che tra l'altro lo avremo ospite prossimamente nei nostri studi qua di Umbria TV. E allora, una Juventus piglia tutto, e campionato ormai è fatta, la Supercoppa è andata. La gara con l'Atletico ci ha fatto capire, al di là che poi Ronaldo è stato un po' graziato, forse come Simeone, solo una multa, o bisognava, ovviamente da tifoso bisogna essere naturalmente accondiscendenti su quella che è stata la giustizia sportiva. Però quindi cerchiamo di capire, arriverà fino in fondo a giocare proprio di nuovo a Madrid in quel bellissimo stadio della finale? Non posso rispondere, sono scaramantico su questo argomento. Sono 20 anni che l'aspettiamo questa coppa, quindi evito di rispondere. Bisogna parlare, bisogna evitare. Assolutamente evitarlo. Già fatto. Invece Nesta la Pala Barton. È stata un'emozione. Anch'io ho fatto la foto ovviamente con Alessandro, che al di là della squadra in cui ha giocato, lui non ha, diciamo, squadra. Lui è un campione universale, un campione che ha fatto la storia dell'Italia, certo. E dove ha giocato. Quindi a prescindere dalla sua appartenenza resta il campione che è. Senti, ma una domanda, ma Lorenzo Bernardi si arrabbia mai? Perché lui è sempre pragmatico, diciamo, nelle interviste, quindi sua calma olimpica che praticamente davvero mette in difficoltà qualsiasi situazione, a volte anche di fronte alle domande un po' particolari, è davvero un campione anche davanti alle telecamere, ma invece dentro la palestra? Qualche volta, diciamo così. Capita. Ci sta, insomma, fa parte della...
Del lavoro, ovviamente. Allora, io direi, prima di andare in pausa, vogliamo rivedere con Gino Gotti, che proprio siamo, zoomiamo sul Curi, sul Perugia, Perugia Massese. Gino, che ricordiamo? Piccante, ma ecco, ecco, vediamo, vediamo, vediamo. Il Napoli era primo in classifica. Massimo domani, conoscendo un po' l'ambiente. È chiaro, chiaro. Era quell'anno che mi ricordo che c'era Reia, forse allenatore. Sì, sì, credo di sì. No, no, era. Diciamo così, la piana, un nome strano, insomma. Ecco. Vabbè, comunque era il 2 marzo. Era il 2 marzo del 2006. È l'ultimo giorno mio di lavoro in Rai per l'accoglimento dei 65 anni. Io mi aiuto a dire che ho 41 anni, che sono del 41, ma... È un po' come il nostro Gettulio, che ha dei 48 e 48 anni, sì, sì. Quindi, bene. Oh, questa era Perugia Massese, il telecronista era Marco Lollobrigida e il commentatore tecnico era Facco, Mario Facco, che recentemente è scomparso. E Mario Lollobrigida ha fatto la prima telecronaca con me regista e lui ha fatto io l'ultima regia con lui telecronista, insomma. Quindi è stato proprio un personaggio, capito? Lui quando un debutto da parte sua e una bellissima chiusura da parte lui tua. Ha cominciato con me con una riunione di box, insomma, no? E lui faceva sempre lo scioglilingua prima di cominciare, allora ho cercato di insegnargliene uno io. Perché lui faceva tigre, contro, dico, ma tu hai detto mai tre grame tigri pigre integrivano insieme ad altre tre tigri più grame più pigri delle prime tre grame tigri pigre? Adesso sembra che l'abbia imparato, ma ha telefonato prima di andare in Portogallo per fare la partita, così allora ci siamo sentiti dopo un po' di tempo e ancora si ricorda questo scioglilingua, l'ha imparato per bene, ha detto. Io senti Gino, quando ovviamente e qui c'è, dovrebbe essere l'ultima immagine, mi hanno salutato lì dentro alla regia, ero che poi ecco, era un'occasione particolare perché io ero in regia e mio figlio era quello che praticamente faceva i replay, i rallenti e poi ha montato i servizi e gli highlight della partita, quindi ecco c'è stato questo ricambio, diciamo, generazionale. Ascoltami, e a proposito di questo grande lavoro, questo grande percorso, tante situazioni, parliamo audio, video. Ma lì era tarata 20 anni di meno circa la telecamera. Vedi? Sì, è un po' così. Senti, invece questo bellissimo riconoscimento della lettera da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali proprio per la tua teca, le tue grandi, archivi, naturalmente audio, video, cinematografia e naturalmente storie di fotografia. Quindi... Sì, ecco, io sono amico di Mario, mi sfugge il nome adesso, che era il sovrintendente archivistico dell'Umbria e delle Marche. Squadroni. Allora ho detto Squadroni, perfetto. Io si vede che ha qualche anno di più, quindi è più maturo, insomma. Il ragazzo è 48 48 anni. Sempre. E allora io ho detto, io ho questo materiale, dico, ho visto sul giornale, perché c'è qualcuno che mi può dare una mano per sistemarlo? Dice, ma adesso vediamo, ti mando giù qualcuno a fare. Sono venuti a fare un sopralluogo, hanno segnalato la cosa a Roma e il Ministero mi ha dato questo riconoscimento che è piacevole ma anche gravoso, perché adesso devo mettere a posto per bene tutte le cose per dare la possibilità a chi ha bisogno, chi vuole, di consultare, di vedere certe cose o di ascoltare certe voci, perché io ecco, ho conservato anche le voci. Io ho cominciato come voce e do importanza notevole alla voce di una persona e dei personaggi che ho incontrato, che ho intervistato e che hanno fatto anche la storia mia. Ora, vogliamo sapere qualche altra curiosità? Mario, che è docente all'Università di Perugia, e che saluto, ciao, siamo amici e io vado orgoglioso della sua amicizia. Assolutamente, assolutamente. Allora noi con questa base musicale vuol dire che si va ancora a regia, altre idee commerciali, ma restate insieme a noi perché ancora...
Berlusconi mi accompagnò alle Tre Baselle a conoscere il presidente Gaucci. La tua sosta di gusto. Handmade Caffè Collestrada. Fai una pausa e passa a trovarci. Nei nostri ampi ed accoglienti locali potrai gustare tutte le nostre specialità, dalla prima colazione alla cena. Non solo bar, ma anche tabacchi, pasticceria, pizzeria e ristorante. Ti aspettiamo presso l'area di servizio Esso di Collestrada, con il nostro staff pronto ad accogliervi in ogni momento della giornata. Ricorda, Handmade Caffè Collestrada. Aperto 24 ore su 24. Per scoprire la differenza basta aprire gli occhi. Mondo Ottica è esperienza e cortesia al tuo servizio. Specializzato in contattologia con laboratorio interno. Montature da vista e da sole delle migliori marche. Scarica la nostra app e scoprirai un mondo di sorprese. Mondo Ottica la trovi a Ponte Felcino, Perugia. Vediamoci da Simone! L'azienda Granieri proviene da una secolare famiglia di imprenditori edili che nel corso degli anni ha effettuato un percorso formativo professionale qualificato. Costruzioni, ricostruzione, manutenzione, centri benessere e piscine. La Granieri Costruzioni costruisce e vende appartamenti, negozi, centri commerciali e case di singola proprietà. La stessa si avvale di personale qualificato e di mezzi, di attrezzature e di alta tecnologia. Granieri Costruzioni, la nostra qualità al vostro servizio. A trovarci nelle nostre sedi di Perugia in via Sandro Penna 72P Sant'Andrea delle Fratte, a Terni in strada Sabbione 30 o visita il sito www.gls-italy.com. Fermati al Pit Stop. Revisioni. Autovetture e autocarri fino a 35 quintali, quadricicli e motocarri, motocicli e ciclomotori. Pit Stop, in via Monia, Ponte Valliceppi, Perugia. OMG Officine Meccaniche Galletti, dal 1947. Grazie al costante aggiornamento tecnologico e all'impiego di personale specializzato, propone nel mercato italiano e internazionale prodotti di alta qualità, con design innovativo, brevettati e certificati UNI e ISO 9001, costruiti interamente in Italia. OMG Officine Meccaniche Galletti, il punto di riferimento mondiale per gli operatori del calcestruzzo. La nostra pizza, leggera, croccante, friabile, con una lievitazione di almeno 48 ore e materie prime accuratamente selezionate. Sono questi gli ingredienti che fanno di Pizza Zazà l'evoluzione della pizza. Vieni a provarla in tante gustose farciture, classiche e gourmet, al taglio e da asporto. Pizza Zazà, via Arno a Ponte Valliceppi, Perugia. Dove inoltre potrai gustare in un equilibrio di sapori piadine classiche sfiziose, piadi burger, 9 cereali e chicken roll. Piadina più. È il più che fa la differenza, anche a Ellera di Corciano, presso il centro di intrattenimento Gerlinda. C'è un nuovo supereroe nella tua città.
Grazie. Dottor DNA è il nuovo supereroe dei prestiti. Cercalo nella tua città, nei negozi finanziari DNA Prestiti. Adriatica Funghi, primi in Italia nella certificazione di produzione integrata di champignon. Si ritorna alla diretta, quindi naturalmente Marco Pellegrino, quindi questo personaggio frizzantino coordinato dall'ottimo professore Auro Caraffa, e naturalmente facciamo un saluto anche a Ermanno Trinchese che prossimamente ci verrà a trovare, quindi naturalmente Paola Filomeno non si smentisce mai. Noi abbiamo l'altro protagonista della serata, Gino Goti, che quando abbiamo finito mi ha garantito che ovviamente l'omaggio c'è anche per te. Allora, ripartendo proprio da Gino, cerchiamo di capire, no, prima Getturio, perché naturalmente dal suo baule dobbiamo sempre estrapolare. Sandrino era agito al coi sue, era agito al matrimonio della sua zia. Chi sua, e fa come vuole. E allora, dalla sua mamma gli domanda, oh, ma perché la sposa è vestita di bianco? E la sua mamma dice, perché il bianco è il colore della felicità e oggi per lì è il giorno più bello della sua vita. Sandrin pensa un po' e poi fa, ecco perché lo sposo è vestito di nero. Capito? Senti Gino, ma nelle tue prime esperienze, quando eri giovanissimo, quando ancora ovviamente la RAI poteva essere un sogno, è vero che l'idea anche dell'imitazione, quindi ti piaceva un pochino cercare di darti da fare anche in questo settore? Ma sì, timidamente, perché io poi... C'è un cavallo di battaglia particolare, oppure perché prima, quando fra i tuoi tanti programmi che hai coordinato come regia, quelli che il calcio con anche Fabio Fazio e quindi tanti personaggi, Veraldo della Noce, quindi poi ne parliamo un attimino, c'è anche dal processo di Biscardi, quindi questo signore rosso con la sua capigliatura, con questa voce un po' particolare. Sì, sì, no, ma appunto riferendomi al discorso della Cacciatori, ne parlarono i giornali, ovviamente lui al processo dell'Urbino. Noi parliamo di Allo Biscardi, chiaro. Biscardi, insomma. No? Non poteva non essere attento su queste idee. Era insieme a Roberto Regga, che era responsabile dello sport del Messaggero, che era al corrente di questa cosa. Allora dice, no, ma Gino è una persona seria, non può aver fatto una cosa strana, si vede che rientrava nelle sue prestazioni professionali. E quindi Gino Goti, hai capito, volendo, oltre per mezzo secolo alla regia dei programmi RAI, quindi anche da questo versante è davvero... No, ma ero abitando a Ponte Valle Ceppi, andavo con il trenino quando andava a 60 all'ora, non a 50 o 30 come adesso. E allora, ecco, la mattina o cercavo di imitare qualche professore, oppure Ruggero Orlando, no? Qui in New York vi parla Ruggero Orlando. E allora uno dice, no, il mondo del Toraggio l'ho ascoltato ieri sera questo. Quante sono spettacolari queste cose. Naturalmente abbiamo dei filmati, perché ovviamente hai seguito il restauro della Pinacoteca, lo guardiamo fra qualche attimo, e naturalmente poi il nostro Pietro Vannucci, quindi che... Vannucci che sale a Milano. Parliamo delle... È vero? No, perché sto notando, perché lui ha un'età molto veneranda. Certo. A volte Porazzi si appoggiano le pecciole, come direbbe lui. E allora ho detto, un po' vediamo se corregge. Pietro Vannucci, il perugino, naturalmente, che sale a Milano, perché naturalmente la Galleria Nazionale dell'Umbria fa questo comodato d'uso per un periodo. Ne parliamo fra qualche attimo. Allora Luca, mentre noi siamo pronti per completare l'ultimo capolavoro, Paola, ti stai dando da fare velocemente. Allora, sabato quindi riprende la marcia queste -9
per altre squadre sarà meno 8 gare alla fine, ma soprattutto arriverà un Roberto Breda che lo dobbiamo ringraziare, perché quando ha preso il Perugia in quel periodo era una situazione veramente complicata. Sicuramente quell'esonero alla vigilia dell'ultima gara di campionato, che poi grazie al suo lavoro insomma si arrivò a giocare perlomeno la gara di preliminari a Venezia, andammo male in Laguna, però Roberto Breda sarà arrabbiato. Peraltro arriva con un Livorno e un Alino Diamanti che stanno facendo bene, quindi questo Perugia che in casa ultimamente non ha dimostrato di essere al massimo, quindi che cosa deve studiare Nesta? Perugia deve studiare assolutamente di portare a casa questa vittoria, perché è un'occasione importante per la squadra di Nesta. Perché lo Spezia riposa, lo Spezia diretta concorrente, le altre avversarie hanno delle partite più complicate. Tutto sommato, se noi guardiamo la storia di questo campionato, è vero che Perugia è reduce da un inizio girone di ritorno molto particolare, no? Con vittorie esterne e sconfitte interne. Però le sconfitte interne, se togli quella con il Cosenza, le altre sono comunque con le squadre più importanti, tutte avversarie importanti, esatto. Anche se non ci hanno strabiliato, no, ecco, no, però sono, diciamolo, avversarie che hanno comunque insomma messo in difficoltà il Perugia. Però se guardi la storia di questo campionato, l'unico tris di vittorie che la squadra di Nesta è riuscita a mettere a segno è accaduto proprio all'andata in occasione delle partite con Padova. Bravo. Quella che giocheremo con il Livorno. Con il Livorno e la successiva con il Crotone. È stato l'unico tris che il Perugia è riuscito a mettere a segno. Qualcosa significherà. Significherà che evidentemente queste sono squadre comunque alla portata del Perugia. Il Livorno, tanto più in trasferta, non ha mai fatto grandi risultati, quindi questa è un'occasione importante. Gli auguriamo di farli a partire ovviamente dal prossimo turno, non quello di sabato. È chiaro. E è un'occasione per poter staccare, non dico un biglietto, ma mezzo biglietto per i play-off. Vincere questa partita davvero potrebbe avere un sapore importante. È chiaro che servirà un Perugia diverso da quello visto in casa nelle ultime, casa nelle ultime prestazioni, ma io sono convinto che qualcosa, tra l'altro, viene dal turno di riposo, come d'altronde anche le altre, squadre. Questo bisognerà capire se può essere un aspetto positivo. Questo, stare alle statistiche, ovviamente non ci incoraggia, perché dopo le pause naturalmente Perugia non si è comportato mai bene, però c'è sempre una volta per svoltare. Senti Luca, a proposito di Lecce, la patria di Max Folaci, il grande libero che arriva da Trento la scorsa stagione, 4 trofei, tanto perché ancora ci sono 2 competizioni in essere. Ma detto tutto questo, questo Fabio Liverani, questo grande sinistro che è sbocciato qua da Viterbo, arrivò a Perugia con l'era, l'epopea, Serse Cosmi, Gaucci, che ha portato questo Lecce terzo, addirittura un leggero 7-0 nella gara di recupero con l'Ascoli, che mi sembra anche leggermente umiliante. No Giancarlo, ma Fabio Liverani per me ha già il vero miracolo l'ha compiuto a Terni, cioè a Terni ha fatto qualcosa di stratosferico. Io, tant'è che è lì che ho iniziato a conoscerlo bene come allenatore, perché l'ho seguito da abbastanza vicino, insomma, e è un allenatore che mi piace molto, sia come concetti di gioco, sia come si approccia con la squadra, sia come nella sua gestione, allenatore che credo possa arrivare lontano, nel senso in queste due esperienze a Terni e ora a Lecce si sta ripetendo. Si sta ripetendo con una squadra insomma che non era data tra le favorite di questo campionato, sta facendo invece benissimo, ma non sono sorpreso, ti ripeto, perché credo che Liverani davvero possa fare grandi cose. E lì c'è una squadra pericolosa, una squadra importante che affronteremo il 22, il giorno di Pasquetta qui a Perugia. Perché tanto bene, c'è una contemporaneità con la SIR in quel giorno, però insomma lì c'è una squadra con la
quale dovremo fare sicuramente i conti in chiaro. Allora, andiamo a chiudere questa serata, ma ovviamente abbiamo ancora alcune cose da raccontarci. Per esempio, Marco Pellegrino, incontriamo proprio, entriamo nel clima, domenica 31 ore 18, Pala Barton Total White, quindi tutti vestiti di bianco, perlomeno il pubblico, e naturalmente arriva una vera volley Monza, probabilmente delusa dalla vittoria mancata a Belgorod con l'ex. Però diciamo che Monza, nelle quattro sconfitte della regular season, quella di Milano non la contiamo molto, perché non contava, quella che ci ha dato, però quella fastidio, che ci ha superato in casa, sì. E allora sì, dobbiamo essere comunque guardinghi. Beh, è importante affrontarla sin dall'inizio nel modo giusto, senza sottovalutarla. Ma l'abbiamo suonata lassù. Lo so. Però... questo è un altro campionato, però, abbiamo detto, esatto, con Rosario, quindi dobbiamo stare sul pezzo. Bisogna affrontarla nel modo giusto sin dall'inizio. Ripeto, la sconfitta in casa pesa e non ce la dimentichiamo, quindi è uno stimolo in più, no? È un bel motivo per far capire che allora forse abbiamo scherzato. Esattamente. Ovviamente nulla contro quelli che entrano in campo, ma la presenza di Fabio Ricci dal suo ritorno in campo da dopo Trento, dal BLM Arena di Trento, praticamente questo ha voluto dire tutte solo vittorie. Quindi è un caso il centrale Fabio Ricci che sta facendo incredibile. Non è un caso, ripeto, lui l'anno scorso era stato acquistato, doveva fare il secondo centrale. Poi ha avuto un pochino di problemini muscolari, infortuni muscolari, per cui... E così invece stato... Simone Anzani... Poi ha avuto l'exploit di Simone, però quest'anno Fabio sta facendo veramente un gran campionato. È molto importante nella fase di muro, perché lui sporca tanti palloni, ne tocca tanti, e permette, no, la difesa è più di facile rigiocare. Esattamente. Quindi non è stata una sorpresa, ce l'aspettavamo. Senti Rosario, naturalmente fare molto bene domenica vorrebbe dire gara 1, perché le gare in genere non è una regola, è preferibile che quando poi c'è il passaggio da effettuare sarebbe preferibile giocarle in casa la gara 2, però il calendario di semifinale di Champions League ci dice che se vogliamo andare a Berlino dobbiamo giocare gara 1 Pala Barton, naturalmente per gli inguaribili ottimisti, ho già l'ho ricordato, sabato 18 alle ore 9 si partirà da Fiumicino con l'Italia, il volo AZ422, ma questo è un dettaglio, Gettulio, voi ancora non l'avete fatto, lo farete. Quindi fare molto bene domenica, bisogna fare benissimo con Kazan, perché è inutile dircelo, la Champions, come ricordava Colaci dall'ultima intervista, ma tutto l'ambiente credo che è un obiettivo di questa società. Beh, assolutamente sì, però io direi che è meglio fare un passo alla volta. Sicuramente lo sguardo va lontano, sicuramente lo sguardo e il pensiero magari già potrebbe essere rivolto a Kazan, però tocca ricordarsi che prima c'è un'altra partita che... già vincere aiuta a vincere, per cui è propedeutica al proseguo della stagione, per cui un passo alla volta. Perugia è pronta. Non mi sbilancio. Perugia è pronta. Prontissimo. Allora, prima della pausa, e poi andiamo a... Che castrava i frati. Sì, certo. Allora Paolo, io direi proprio di mettere in onda le immagini. Chiudiamo poi con l'attimo di Franco Bicini per il grande personaggio della peruginità, con un teatro dove Mariella Chiarini ha praticamente in via del Cortone è riuscito a fare qualcosa di speciale, e quindi questo è proprio tutte le cose che tu hai donato a un grande personaggio della peruginità, quindi questa figura istrionica molto così semplice che però ha fatto divertire tante persone. Sì, quelle erano foto di Bicini giovani, queste sono anche lui, anche qui era giovanissimo. Queste sono le immagini che ha visto iniziare la sua carriera in pratica, no? Queste sono le immagini del piccolo teatro della rivista da cui sono nati gli attori e gli autori che poi hanno lavorato qua e là per l'Umbria, alla Turenetta, alla compagnia del teatro dialettale che io avevo realizzato con Bicini, insomma, no? Quindi qui c'era Rino Vipera, quello è Bicini ancora. Poi c'era Giovagnoni, erano tutti Vipera, i grandi personaggi della peruginità, quelli che poi si sono rivelati
in radio e anche in televisione come Lucertini. Invece ricordiamo perché Gino Godi è un personaggio che probabilmente lo dovremo gestire a puntate, perché la sua storia di oltre mezzo secolo di racconti, perché di qui ci sarebbe davvero ancora un viaggio lunghissimo, però io direi proprio di switchare per raccontare proprio il Pietro Vannucci, il perugino, questo grande pittore del XV secolo che nasce a Città della Pieve, muore a Fontignano, e naturalmente abbiamo l'opportunità, grazie alle sue opere, di rendere prestigiosa anche la Galleria di Milano. Sì, questa ecco, è la Natività, l'Adorazione dei Magi del Perugino, con i danni del tempo, e questo quadro fu restaurato nel 1988. E quando... tu hai seguito con le riprese il tutto? Ho seguito tutto, perché 1988 era i 70 anni della Galleria. L'anno scorso hanno fatto i 100 anni della Galleria e in quell'occasione hanno restaurato quest'opera d'arte. Qui siamo a Spoleto durante i lavori di restauro. E poi allora la Galleria Nazionale dell'Umbria non aveva né riscaldamento né condizionamento. Quindi questo quadro fu dotato dietro di tutta la tecnologia per controllare umidità, temperatura, insomma, no? E c'era abbinato un primordiale computer della IBM, insomma, no? Così, che proprio, ecco, faceva questi rilevamenti. Quest'anno, cioè l'anno scorso, dal 15 dicembre al 15 gennaio è stato offerto, dato in prestito a Milano. Ecco, questa era la struttura su cui ruotava il quadro per adattarlo alle varie situazioni, per effettuare i vari controlli. Ecco, questo era il retro delle tavole. E tu eri lì proprio ero lì a cercare di raccontare anche la tecnica con la quale tanti bravi artisti riuscivano. Anche perché all'epoca facevo le regie esterne alla Ricerca dell'Arca, quella trasmissione di Mino D'Amato, e ci feci proprio, dico: Mino, c'è così e così a Perugia, perché non ci facciamo una trasmissione? E allora lui fece un collegamento e la regia la feci io qui a Perugia, e questo, ecco, sarebbe una cosa da rivedere, e sarebbe stato bello che a Milano, in una saletta oppure con un monitor vicino al quadro che era in esposizione, fosse stato proiettato anche. Sarebbe anche stata questo, sicuramente una grande filmato, cosa, una cosa, insomma, molto, no? Interessante. Allora, credo che sono fortunato avere tanti personaggi grazie a questo programma, perché Gino Godi. Eccoci amici telespettatori, siamo ai saluti per questa serata, qualora lo vogliate, volendo noi fra un paio di giorni saremo ancora qua, perché dovremo raccontare Perugia-Livorno, questo appuntamento molto importante per la società di Massimiliano Santopadre, un Perugia che ha raggiunto il 7° posto con un calendario molto interessante, e quindi chi vivrà vedrà, come si dice. Però noi abbiamo Luca Pisinicca, che io ringrazio, giornalista Rai, una bellissima icona di questa regione, e noi siamo assolutamente convinti che forse i film sono belli proprio nelle storie finali, nelle scene finali. Quindi che film sarà questo 11 di maggio, quando chiuderemo le gare che ci spettano da qui alla fine di questo torneo, comunque molto interessante, anche se non è la più degli anni. Guarda, io per scaramanzia non bisognerebbe dirlo, no? Però io sono convinto che l'11 maggio non finirà il nostro campionato. Ecco, questo sì. Poi come andrà a finire,
non sarà semplice, perché poi insomma ci sono avversari che hanno dimostrato anche nelle ultime settimane, incontrandoli qui al Curi, insomma, di avere qualcosina in più di noi. Però sono convinto che intanto non ci fermeremo all'11, qualche partita in più la seguiremo. La B Piazzetta la vuole raccontare anche l'extra regular season. Come si diceva prima, per il volley, poi inizia un altro campionato. Questo è un altro campionato, però tra il mio archivio, ovviamente, di tante cose che mi interessano, Rado Stoichev, quando perdemmo a Trento, aveva detto che la SIR resta la numero uno, e mi sembra che da quel 6 gennaio ad oggi è stato un buon profeta? Ottimo profeta. Non so di parole. Io ringrazio Marco Pellegrino e naturalmente Rosario Petruccelli per aver selezionato questa serata. Grazie molto e spero che siate stati quantomeno benino. E naturalmente io ringrazio il mio fenomeno da borgo, perché lei è l'ingegnere Paola Filomeno, che ha iniziato un grande personaggio. Lui è naturalmente Gino Goti, ma giacché tu devi perfezionarlo, giacché noi dobbiamo ancora raccontare molto di Gino, lo riavremo fra un po', fra qualche giovedì, perché dovremo andare a fare il focus su altre storie che questo tuo viaggio professionale ti ha dato. Davvero una bella persona, da Sinalunga, dalla provincia di Siena, ma noi rivendichiamo tutto, l'adozione e tutto nella nostra peruginità. Grazie molte Gino per essere stato con noi, e chiudiamo e salutiamo il nostro pubblico, Getulio, con la palmina eradita dall'avvocato, certo, perché voleva divorziare dal marito. Certo, questo può capitare. Allora, l'avvocato di signora, quali sono le cause di questo divorzio? Avvocato mio, il mio marito mi tratta come tancane. Ma che fa, la maltratta, gli dà le botte. No, pretende che io resti fedele. Questo non è complicato, non è semplice. Allora, detto tutto questo, con le battute davvero molto particolari del nostro Getulio, l'ottimo personaggio della piazzetta, con voi amici telespettatori, qualora lo vogliate, appunto, ci vediamo sabato 14:30 con la B Piazzetta. Saranno con noi Franco Vannini, Carlo Valentini, Simone Angelini, quindi in esterno ovviamente Marco Taccucci, quindi questo fortunato programma che noi vi invitiamo a seguire. Questa sera un grazie particolare a Gianluca Ficola, che ha voluto in qualche maniera mettere a disposizione la sua professionalità con questo crane, questa storia dove c'è in alto una camera mobile che ci permette di vedere delle immagini con tagli diversi. E quindi grazie alla TV che tutto questo ci mette a disposizione. Noi vi salutiamo, è davvero tutto, buonanotte. Un programma